bianchi e arenili che urlano un mare dai colori caraibici, una natura prorompente ed incontaminata che abbraccia piccoli borghi ricchi di tradizioni millenarie ed affascinanti testimonianze del passato. La provincia di Oristano è una terra giovane ed antica, lontana anni luce dall'immagine stereotipata di quella Sardegna modaiola e mondana sulla quale troppo spesso sono puntati i riflettori dei media. Qui tutto si presenta vero, genuino e profondamente radicato nel territorio. E di certo non è stata casuale la scelta di ambientare una manifestazione dedicata ai vini sardi proprio a Milis, piccolo borgo dell'immediato entroterra oristanese. Dal 9 all'11 novembre, VIP Wine Sardegna ha attirato l'attenzione del mondo del vino, animando questo piccolo centro che da 25 anni ospita anche la mostra dei novelli dell'Isola dei Quattro Mori, compagni ideali delle castagnate di San Martino. La presenza delle massime cariche istituzionali della regione, dei consorzi di tutela e dei media ha confermato il successo di VIP Wine Sardegna, manifestazione che già dal titolo annuncia una precisa volontà dell'enologia sarda, uscire dai confini regionali e nazionali e far conoscere ad un pubblico internazionale le proprie eccellenze. Vermentino, Cannonau, Malvasia, Carignano del Sulcis, Vernaccia sono stati oggetto di degustazioni guidate, convegni e dibattiti seguiti con grande attenzione da giornalisti ed addetti ai lavori. Vino e non solo, coprotagonisti della Tre Giorni di Milis, sono stati i prodotti alimentari dell'isola e i piatti della cucina sarda, presentati da un gruppo di cuochi capitanati da Luigi Pomata. I partecipanti alla manifestazione hanno avuto modo di conoscere i segreti delle preparazioni partecipando ad interessanti show cooking e a numerosi appuntamenti gastronomici, primo fra tutti una gustosa cena di gala cucinata da alcuni dei più quotati chef sardi. Achille Pinna, Franco San, Pierluigi Fais, Luigi Pomata ed il pasticcere Leonildo Contis hanno fatto convivere nelle loro creazioni tradizione ed innovazione, nel massimo rispetto delle materie prime di altissima qualità che la loro terra di origine sa offrire. Chef ed organizzatori della manifestazione hanno meritato appieno il sincero applauso che il pubblico ha dedicato a loro.